Facciamo un passo indietro negli anni. Prima degli anni 70, col boom economico e una rigorosa gestione delle finanze, il debito italiano era sotto controllo, il 30% del PIL. Ma ecco che nel giro di soli 10 anni il debito italiano raddoppia, 60% del PIL. Lo Stato infatti decide di investire per offrire tanti servizi, salute, pensione assicurata e posti di lavoro. Per i 10 anni successivi, siamo negli anni 80, il mantenimento dello status quo costa molto e, nonostante tutte le tasse che avrebbero dovuto coprire le spese, il debito raddoppia di nuovo. Gli interessi sul debito non riescono ad essere coperti. In un attimo ci troviamo al 120%. È il 1994. Dal 1994 ad oggi, il debito, seppur altissimo, rallenta la sua progressione fino al 132%, grazie agli sforzi direzionati al mantenimento dei parametri per entrare e rimanere nell'Unione Monetaria Europea. Gli altri paesi, cosa hanno fatto invece? Ma la situazione del debito pubblico in Italia è indubbiamente una situazione abbastanza complicata, abbastanza onerosa, con un debito che supera chiaramente il 130% del GDP. Tuttavia questa è una misurazione a quanto parziale dello stato di salute di un'economia che va vista evidentemente nel suo complesso, che è fatta, le economie sono fatte dal settore pubblico ma anche dal settore privato, quindi se noi guardassimo non soltanto all'indebitamento del settore pubblico ma anche a quelli che sono gli assets in possesso delle famiglie, ecco, a questo punto la situazione debitoria del sistema Italia, settore pubblico, settore famiglie e settore imprese, sarebbe molto diversa da quello che spesso ci viene accollata anche a livello internazionale e che spesso è stata anche alla base delle difficoltà che i mercati finanziari hanno avuto nel nostro paese. Cioè ci si concentra sempre solo sul debito pubblico, dimenticando che invece le famiglie italiane sono fra le più grandi risparmiatrici, nonostante la crisi degli ultimi anni, rimangono fra le più grandi detentrici di asset, di risparmio, sia mobiliare che soprattutto immobiliare. Il problema del debito è non tanto quanto cresca in valore nominale, ma quanto cresce in proporzione al prodotto interno lordo. Perché è questo che rende sostenibile o meno il debito di uno Stato sovrano. Il debito può crescere perché un paese sta facendo degli investimenti e quindi sa che poi questi investimenti daranno un beneficio alla crescita del prodotto interno lordo. Il debito cresce perché in realtà il prodotto interno lordo si contrae. Ecco che allora ne nasce un problema.